Ben ritrovati cari amici, torniamo in diretta per l'intervista a questo personaggio meraviglioso che è Daniele Andreozzi, allenatore della Lokomotiv CT, della nazionale EIFA tra le tante, e ha cominciato la sua carriera bellissima da direttore tecnico dell'Accademia del Carpi. A bruciapelo, come ti è iniziata questa passione per il mondo degli allenatori? Chiaramente ho smesso presto di giocare perché non ero abbastanza bravo e me ne rendevo conto, me ne sono reso conto, diciamo, questa è stata la cosa principale. Beh, chiaramente prima del Carpi ho fatto tanto settore giovanile a Roma, ho allenato un po' in giro e chiaramente in diverse società, dalla Tor Sapienza, Vigor per Conti, ho fatto il secondo nelle prime squadre, quindi ho cominciato presto. Poi chiaramente ho cominciato a fare tutti i corsi, prima sono diventato istruttore di scuola calcio, poi ho preso il panettino UEFA B. E piano piano poi mi sono anche avvicinato al mondo, diciamo, più manageriale, si può dire parolaccia, manageriale, lo diciamo qua. E abbiamo avuto questa opportunità, io e il mio socio, ex socio, che saluto tra l'altro, Giorgio Beni, lo voglio salutare uguale, e attuale direttore sportivo del Nuova Florida in Serie B, tu sei preparatissimo, sai di che parliamo. Assolutamente. E abbiamo cominciato a fare questo percorso insieme, prima a Brescia, ho fatto 2 anni come formatore nelle affiliate al Brescia Calcio nel centro-sud Italia, quindi giravo un po' per l'Italia a cercare di dare una mano alle società, alle scuole calcio, agli istruttori che avevano voglia appunto di condividere un po' di idee. E poi i 4 anni di Carpi sono stati bellissimi, perché chiaramente poi l'anno della Serie A, quindi è stata una fortuna enorme. Ci siamo goduti quella stagione incredibile facendo un buon lavoro nel settore giovanile, nei settori giovanili delle Academy e a Carpi. E purtroppo quella retrocessione con quei 2 rigori di Mbakoku che ancora ci stanno qui. Con la Lazio soprattutto. Esatto, esattamente, quella maledetta partita, però comunque è stato un quadriennio splendido che soprattutto mi ha insegnato tantissimo e poi mi ha anche fatto capire quelle che potevano essere le strade più percorribili per la mia vita sportiva. Poi sei tornato nella capitale, adesso c'è il progetto Lokomotiv Roma. Vogliamo parlare del progetto Lokomotiv Roma, magari di come è nato. Bellissimo, 7 anni. Questo è il settimo anno e questo devo dire che la cosa bella è che il progetto Lokomotiv nasce per fare calcio amatoriale inizialmente in una borgata come Finocchio, eravamo quindi nel profondo Roma Sud-Est e abbiamo fatto i primi anni lì, abbiamo vinto una partita su 35 ed fu splendido perché furono anni di grande empatia, di grande emotività, ragazzi che non avevano mai giocato a calcio, magari a 25, 26, 30 anni, hanno cominciato a giocare a calcio 11 in quegli anni là, ma veramente i risultati erano l'ultimo dei nostri problemi, era proprio un mondo di belle persone che si incontravano e facevano delle cose, con grande serietà tra l'altro, però comunque non vincevamo mai. Poi piano piano la squadra si è rinforzata perché poi chiaramente avendo, diciamo, tanti anni di esperienza su Roma, tanti miei ex giocatori si sono avvicinati, mister, che fai? Posso venire a giocare? E poi piano piano la squadra si è rinforzata, abbiamo fatto i primi anni in un altro circuito e facendo anche benino siamo arrivati anche in una semifinale provinciale e poi siamo entrati nel circuito curato da Luciano Cesaretti. Questi anni sono stati anni belli di costruzione e la Lokomotiv è diventata una bella realtà. È diventata una bellissima realtà anche perché è quarta in classifica al momento nella Serie A d'Elite, è a 19 punti, a meno 2 dall'Orione che ha pareggiato l'ultima 3-3 contro la Montagnola e ha detto la Montagnola ci ha fatto questo piccolo, piccolo regalo. Laurino. E però ho notato che la Lokomotiv per tante partite ha avuto difficoltà a ingranare. Dopo le prime 4 di fila, se non ricordo male, poi una serie di sconfitte, qualche pareggio arrivato in maniera un po' rocambolesca. Come ti spieghi questo calo improvviso e poi questa rinascita? Perché nell'ultima partita 6-1 a Real Miami, insomma, bel risultato. Bel risultato, bella prestazione soprattutto. E allora, diciamo che noi partivamo con l'obiettivo di cercare di essere nella parte alta della classifica, non sapendo effettivamente quale potesse essere la posizione, diciamo, che da meritare. Siamo partiti molto bene e poi sono arrivate le partite più difficili, perché poi va pure detto che il nostro calendario si divide un po' in due fasi. Le sconfitte che sono arrivate per lo più in maniera, diciamo, non immeritata, perché poi immeritata è sempre brutta come parola, però sicuramente con delle prestazioni positive. Le prestazioni negative, secondo me, sono arrivate con la sconfitta in Coppa che abbiamo avuto con lo Sporting e con la sconfitta in campionato che abbiamo avuto con l'Unione Ferrovieri. Quelle sono state sconfitte meritate di una squadra che ha giocato male. Però, per esempio, mi viene in mente la sconfitta con l'Alba Roma, bella partita nostra, puntuale,
punto su punto, come si dice, palla su palla. La sconfitta per esempio in casa del Borgo Rosso, in cui abbiamo giocato male 20-25 minuti, in cui la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà, poi siamo cresciuti e secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Col Maccabi chiaramente è sempre un po' un terno all'otto, perché ci può stare perdere contro il Maccabi, squadra fortissima, però anche là secondo me partita giocata bene, partita giocata con coraggio soprattutto. Adesso siamo ritornati ad allenarci bene con un buon numero di giocatori. Poi c'è anche da dire che chiaramente noi abbiamo una rosa molto ampia. La rosa ampia ci dà la possibilità di far giocare tutti. Io cerco di coinvolgere tutti il più possibile. È normale che questa cosa porta dei vantaggi, perché comunque la squadra è compatta e solida per l'obiettivo, e inevitabilmente ci può stare che qualche giocatore magari che ti può servire in una partita che non si allena, non lo fai giocare e magari ti manca un pezzo importante della squadra, ma ci sta, nel senso, cioè perdere le partite giocandole comunque ti fa pensare che comunque il futuro è un futuro positivo. E appunto, lavorando anche tu tanto tempo, come abbiamo già detto, nelle academy, insomma, con i settori giovanili, c'è un ragazzo che mi ha particolarmente colpito, che è Lararti, è uno dei nuovi arrivati, ha segnato 5 gol in 4 uscite, quindi vuol dire che è un innesto importante e credi tanto in lui. Su Vienna è un ragazzo fantastico che è venuto, ci siamo incontrati casualmente al campo e ci ha chiesto che posso giocare. E poi abbiamo seguito la grandissima esperienza del Mondiale del Marocco, perché lui è marocchino, insieme a lui, tifando con lui e per la sua nazionale. Ragazzo adorabile, splendido, qualità enormi, una frequenza di passo veramente da giocatore di alto livello, però si impegna tantissimo, amatissimo dai compagni. Innesto chiaramente importante per la seconda parte della stagione, non si può negare. Stiamo anche cercando con lui di collocarlo nella maniera migliore possibile per farlo esprimere al meglio, quindi adesso piano piano le uscite sono state molto molto positive, ma la cosa bella è che mette un impegno nell'allenamento che è incredibile, trascina anche gli altri. Piccola domanda personale: come ti vedi e soprattutto dove ti vedi da qui a 5 anni? Allora, io chiaramente io lavoro a Cinecittà Bettini, nel senso, la mia attività, faccio il direttore generale là, quindi diciamo il mio impegno è molto grande lì. Abbiamo fatto un bel lavoro, questo è il terzo anno che sto lì e sono felicissimo che comunque abbiamo fatto crescere i numeri di questa società storica di Roma, che come sai insomma ha fatto uscire tanti calciatori, da Nesta a Graziani a Francesco Rocca e eccetera eccetera eccetera. Quindi non lo so, io a Roma, se sto a Roma, se dovessi rimanere a Roma, sto bene dove sto. Chiaramente se dovessi cambiare, la mia scelta sarebbe per fare qualcosa di ancora maggiore coinvolgimento, magari ritornare nel professionismo, chissà, insomma non lo so, vediamo. Però cioè, per ora c'è la locomotiva di Cinecittà Bettini, il lavoro e poi la formazione, i corsi di formazione. E c'è anche la nazionale italiana jazzisti. Caspita. Raccontiamo un minimo di questo meraviglioso progetto. Ricordo anche prima di Natale avete affrontato la nazionale italiana a Tori, esatto, al Cinecittà Bettini. Alla fine abbiamo giocato al Gem, perché il Cinecittà Bettini non era ancora disponibile nel campo. La Nazionale Italiana Jazzisti è un progetto bellissimo, un progetto di beneficenza a cantanti, musicisti, lavoratori del mondo dello spettacolo, del mondo della musica, chiaramente, che insieme, uniti, si allenano una volta a settimana e organizzano eventi. Il bello degli eventi della Nazionale Jazzisti qual è? È che non finisce con la partita e poi suonano, e quindi la cosa divertentissima è che ogni volta che c'è un evento con loro poi c'è musica di altissimo livello, c'è il concertone ma poi che musica, c'è gente che suona a livello internazionale che viene lì e prova a dare due calci a pallone. Il bello è che comunque hanno preso bene anche il modo di allenarci, perché loro mi hanno chiesto: noi vogliamo un allenatore e non soltanto uno che sta lì a dirci due cose. Siccome io sono abbastanza pignoletto, diciamo così, quando alleno, il rischio di un crash era altissimo, invece per fortuna l'hanno presa bene, adesso si allenano pure bene. Beh, direi che come progetto ha ancora tanto da dare quello della Nazionale Italiana Jazzisti, poi c'è anche il concertone post partita, che cosa vogliamo di più? Nulla, guarda, è da seguire veramente, se dovesse capitare è da seguire, perché se lo meritano, sono fantastici.
In chiusura, vai. Nazionale EIFA. Sì. L'organizzazione, come è stato organizzare queste due amichevoli, perché una contro la Depo University 0-0 e poi contro una rappresentativa del Mali il 12 marzo. 12 marzo, grazie della domanda Leonardo, e innanzitutto questa è chiaramente una iniziativa fatta insieme a tutto il gruppo organizzativo e grazie anche a voi, perché siete stati splendidi nell'aiutarmi a trovare il modo migliore per trovare i giocatori adatti, e soprattutto il ringraziamento va a tutte le società, perché le società sono state iper disponibili nel darci la possibilità di fare questa, di farci fare questa iniziativa. A che serve? Di base serve innanzitutto per trovare il modo di giocare sia insieme che contro con lo stesso spirito. L'obiettivo del campionato è questo qui, giocare insieme, perché magari si è selezionati per un gruppo di giocatori più bravi a giocare a calcio, però giocare contro sempre con lo stesso spirito, agonismo, voglia di vincere, ma sempre nel rispetto delle regole. Quindi la nazionale, diciamo, seleziona qualità calcistiche per fare in modo che il circuito sia al centro anche di un progetto che possa comprendere partite tipo questa. La partita che faremo a marzo contro la rappresentativa del Mali sono dei ragazzi maliani che giocano il Mondialido, che è un evento annuale che si svolge da giugno con giocatori che vivono a Roma, principalmente nel Lazio, e appunto si riuniscono sotto la bandiera della loro nazione, quindi è una cosa splendida, e quindi questa partita sarà un altro evento per stare insieme e giocare contro appunto ragazzi tra l'altro molto bravi, quindi sarà una bella partita. Per chi invece vuole intraprendere lo stesso percorso che hai intrapreso tu, quindi l'allenatore, i corsi da allenatore, sì. Uno in particolare lo tieni tu. Allora, Xain ci ha messo a disposizione la possibilità di fare questo corso, è un corso diciamo introduttivo, anche perché è chiamato appunto di primo livello, diamo la possibilità a chi ha piacere di dibattere, di parlare di calcio, di seguire delle lezioni mie, ma non solo, preparatori atletici professionisti, direttori sportivi professionisti, fondamenti di biomeccanica anche per conoscere come funziona il corpo di chi fa sport, e quindi chiaramente puoi anche approfondire temi quali come si organizza una seduta di allenamento, per esempio, che cos'è la match analysis, che cos'è allenare un giovane e allenare un adulto, le differenze, il mondo della comunicazione sportiva. Insomma, pillole che speriamo possano essere interessanti. Grazie davvero a Daniele Andreozzi, allenatore della Locomotive, del selezionatore della nazionale EIFA, maestro, professore di schemi di tattiche di match analysis. Grazie davvero, noi ci ritroveremo sui campi grande, di pallone con piacere. La Locomotive in particolare lunedì prossimo. Grazie ancora a Daniele Andreozzi, noi ci risentiamo tra pochissimo. Grazie.